Chiuderemo per fame. I panificatori irpini questa mattina sono scesi in piazza per gridare la propria disperazione. Le bollette che aumentano di mese in mese, il rincaro delle materie prime tolgono il sonno ai panettieri. La situazione è davvero insostenibile, non è più possibile andare avanti in questa situazione. Molti temono di dover chiudere almeno per un periodo di tempo. Altri sono intenzionati ad andare avanti, magari mettendo mano ai risparmi di una vita, ma non è pensabile andare avanti in questo modo. Stiamo lì a lavorare tutti i giorni, ci rimbocchiamo le maniche, allora perché gli altri giovani hanno stato a casa e non hanno preso niente? Intanto aumentano le bollette, aumentano questo, aumentano quello, non ce ne facciamo più. Siamo alle strette con le bollette, non riusciamo a sostenere i costi improvvisi di queste bollette pazze. Qua non dormiamo né di notte né di giorno più, perché la notte non dormiamo a causa del lavoro che facciamo, perché è un lavoro comunque che svolgiamo di notte. E di giorno non dormiamo perché facciamo i capelli bianchi, non sappiamo come dover fare per pagare. È proprio inutile che ci mandano queste bollette così alte, perché non le possiamo proprio pagare. Cioè è proprio impensabile. Non si può sostenere una situazione così. Noi martedì ci vediamo col comune di Avellino, perché lo scopo non è quello di andare contro qualcuno. Nessuno può risolvere un problema del genere tranne il governo. Noi dobbiamo mirare a essere tutti quanti assieme. Il sindaco, ed è presente anche stamattina, deve stare con noi. I sindaci della provincia devono stare con noi al nostro fianco, perché più ne siamo più il messaggio arriva forte a Roma. Pacifico, ma soprattutto per dire fate presto perché non ce la facciamo più.